Oggi sull'Azimut 95 RPH. Provo a pilotarlo, ma non so dove mettere le mani. Ho qualche difficoltà nel trovare le cabine. Mi monto la testa e credo di essere una star del cinema. Poi torno alla realtà e in un luogo più adatto al mio lavoro. Infine, beh, se volete sapere come finisce, restate a guardare. Azimut è un marchio del gruppo Azimut Benetti, con le collezioni Atlantis, Magellano, Flying Bridge, S e Grande, propone la più estesa gamma di yacht, da 34 a 120 piedi. Siamo allo Yachting Festival di Cannes e saliamo a bordo dell'Azimut 95 RPH. Come? Non vi interessano le barche? Aspettate, perché dopo averla pilotata vi mostrerò gli interni. Magari prendete spunto per arredare la casa. Siamo in Costa Azzurra, una zona di mare dove capita spesso di vedere yacht grandi come questi. Facciamo un giro? Beh, possiamo pilotare da qui, dal Flying Bridge, oppure dalla Raised Pilot House. Guardate che plancia! Ci vuole un po' di tempo per sapere dove mettere le mani. I motori però si accendono da qui. È emozionante mettere in moto 4.400 cavalli. Trovo che le linee esterne dell'Azimut 95 RPH siano davvero ricercate, molto eleganti e anche moderne. Uno stile tipicamente italiano. Il designer è Stefano Righini, che ha praticamente creato lo stile di Azimut. Questa timoneria è chiamata Raised Pilot House perché è sollevata rispetto al ponte principale. In questa maniera i locali sotto hanno maggiore abitabilità. Siamo in dislocamento, i motori stanno girando al minimo 600 giri minuto e la velocità è di 6 nodi. C'è un silenzio totale, non sembra neanche di essere in movimento, tantomeno a bordo di un'imbarcazione a motore. Nonostante questa immensa massa, sento che le eliche spingono immediatamente lo scafo fuori dall'acqua. La prua non affonda, lo scafo allontana subito l'onda dai fianchi e a poppa la scia ci dimostra che ha un buon equilibrio dinamico perché non solleva molta acqua. È favoloso sapere che è così grande eppure si muove in maniera così brillante, ha persino accelerazione. A 1600 giri tocchiamo i 14,2 nodi. Beh, qui contano anche i decimi di nodo, eh? Su un'imbarcazione così grande, ogni piccolo dettaglio ha una notevole importanza agli effetti della velocità. Ad esempio, è molto utile sincronizzare i motori, perché la spinta deve essere perfettamente bilanciata, il carico su ognuno si deve distribuire in modo uguale e questo serve anche per avere un rendimento migliore, per consumare meno. Sebbene sia una grande imbarcazione, praticamente una nave, ha una sorta di flap, esattamente gli intruder, che servono per regolare l'assetto. Ma la cosa straordinaria è che non ho dovuto regolarli per entrare in planata. Li ho lasciati completamente sollevati perché non opponessero resistenza e lo scafo ha comunque guadagnato velocità in modo progressivo. Ci sono un sacco di strumenti da tenere sotto controllo, ma è molto divertente. Poi dominare un mezzo di questa lunghezza è straordinario. I motori MTU da 16 cilindri, 2200 cavalli, possono tenere un regime continuativo di 2100 giri e la velocità corrispondente è di 20 nodi, ma non è la massima. Adesso diamo gas, lo diamo tutto! Apparentemente non succede nulla, rimane tutto così confortevole, così silenzioso, ma la velocità sul contanodi sta crescendo. 25 quasi, immaginate,
quasi 29 metri di lunghezza, 110 tonnellate di peso, più di 25 nodi di velocità. Incredibile! Il progetto di questa carena è di Azimut, con la collaborazione dell'ingegner Pierluigi Ausogno. Tiene la rotta in una maniera straordinaria, perché lungo l'asse di chiglia c'è uno skeg, cioè una pinna longitudinale, come quella dei pesci. Il serbatoio di questa imbarcazione contiene 12.000 litri di carburante. È un po' come fare il pieno a 200 auto. Deve essere una cosa noiosissima. Probabilmente occorre molto tempo e anche molti soldi. Certo che mi piace proprio fare il comandante dell'Azimut 95 RTH. E a voi piacerebbe? Come? Preferireste essere armatori? Allora vi porto a vedere la vostra cabina. L'armatoriale si trova a prua e ha una superficie di 34 metri quadrati. Su uno yacht come questo è un record di spaziosità. Se fossi l'armatrice sarei molto contenta di questo ambiente. C'è una dressing room con due armadi a tutta altezza. In cabina una cassettiera centrale e mobili a murata. Hanno persino abbassato la falchetta in corrispondenza per farvi vedere il mare. Il bagno è a tutto baglio, quindi lunghissimo. I rivestimenti sono di teak e marmo stondato con mobili di mogano. Il vano doccia invece è rivestito di teak. Poi, se fossi l'armatrice, andrei a prua a godermi il sole e il vento in navigazione. La barca è meravigliosa anche vista da qui. Se fossi l'armatrice, andrei anche a poppa per fare un bagno di sole e di mare. La plancia è una beach area, attrezzabile con mobile bar, ombrellone, sdraio, doccetta. E poi, se fossi l'armatrice, verrei sul Flying Bridge a godermi l'idromassaggio. Nel salone hanno adottato la stessa soluzione vista nell'armatoriale, cioè hanno creato un forte contatto con l'esterno, abbassando la falchetta e ottenendo così finestre ampie e alte. Il design è molto ricercato, il salotto è per 10 persone e la zona pranzo per 8 ospiti. Il televisore da 55 pollici scende dal cielino. Gli interni sono stati curati dallo studio Salvagni Architetti e sono stati realizzati da eccellenti maestri artigiani toscani. L'area pranzo è un'opera d'arte. Persino il centro tavola è un oggetto di rara bellezza con dettagli rivestiti in foglia d'oro, così come il cielino sopra il tavolo. Osservando i dettagli si nota la precisione dell'assemblaggio. In verità mi piacerebbe essere lo chef dell'Azimut 95 RPH. In cucina, elettrodomestici, materiali ed accessori sono di grande qualità. Anche qui la tecnologia è di eccellenza. Oppure potrei fare il barman, così mentre preparo i cocktail qui sul Flying Bridge mi godo anche il panorama. Sapete cosa vi dico? Credo che sarebbe una fortuna essere ospiti su questo yacht. Ci sono 4 cabine, tutte nobili, tutte uguali, tutte con bagno privato. I testa letto di pelle allungati sono una piacevole novità, così come il contrasto tra il mogano lucido, le sete e il teak. La laccatura a guscio d'uovo dei comodini è irresistibile, mette la voglia di toccarli. All'equipaggio sono state dedicate 3 cabine e 2 bagni in un'area che è situata a prua, con accesso indipendente dal locale cucina. Il garage traverso, con piattaforma pivotante, c'è posto per un tender di oltre 4 metri. Ho sognato di essere armatore e ospite, barman e chef, ma in realtà vorrei fare il macchinista e occuparmi di questi 4.400 cavalli. Ogni cilindro ha la cilindrata di una potente autovettura, 2230 centimetri cubici. Di cilindri ce ne sono 16, 8 per bancata, quindi in totale 35.680 centimetri cubici. Sapete cosa vi dico?
Farei qualsiasi cosa per restare a bordo dell'Azimut 95 RPH.